Ciao a tutti, oggi faremo insieme un portachiavi decorato da appendere. Per il nostro progetto di oggi ci occorrerà una qualunque tavoletta della dimensione che desiderate voi. La mia è spessa un 2 cm circa, della tempera, dello stucco, vi metterò poi il link sotto a questo video, dei gancettini per appendere poi le chiavi. E in questo caso io userò degli acquarelli, ma vanno benissimo anche degli acrilici o anche delle tempere, come volete voi. Una piccola spatola per lavorare lo stucco. Per intenderci, queste sono quelle che normalmente vengono usate con i colori a olio per dipingere a spatola, pennelli vari, un contenitore per dell'acqua e una matita qualunque. Andiamo a cominciare. Dopo, naturalmente, aver coperto per bene il piano di lavoro, stendiamo la tempera su tutta la nostra tavoletta. Ecco fatto, lasceremo poi asciugare. Una volta che la tempera è perfettamente asciutta, diamo una leggera carteggiata alla nostra tavoletta, così, insistendo maggiormente su alcuni punti e meno in altri, in modo da ottenere questo aspetto invecchiato. Ecco qui, guardate che bella, potrebbe già andare bene così. Ora con la matita facciamo uno schizzo del disegno che vogliamo ottenere. In questo caso io ho pensato a dei girasoli, quindi non sarà un vero e proprio disegno, ma semplicemente per stabilire dove andremo a decorare. Quindi ne potremmo mettere poi uno qui. Vedete, lo abbozzo appena in maniera così. Uno sarà qui, un altro sarà qui. Un altro lo potremmo mettere qui. Ed ecco, e un altro magari quassù. Ecco, questa potrebbe essere a grandi linee l'idea del nostro pannellino. Ora possiamo prendere la nostra spatolina ed il nostro stucco. Come vedete, ora ve la faccio vedere bene, queste spatoline che si usano di solito appunto per disegnare col colore a olio sono abbastanza flessibili. Quindi prendiamo delle piccole porzioni di stucco ed incominciamo. Quindi prima stenderemo la parte centrale, così. In questo caso il disegno che abbiamo realizzato sotto ci serve semplicemente da guida. Poi con la punta della spatola prendiamo un pochino di stucco ed in questo modo realizziamo i petali. Saranno chiaramente dei girasoli estremamente stilizzati. Ci sarà molto utile un pezzo di cartoncino qualunque,
qualunque. Quindi prendiamo un pezzettino di un cartoncino qualunque, lo arrotoliamo su se stesso in questo modo, senza troppa attenzione, così, vedete, e poi con il cartoncino arrotolato potremo segnare il centro del nostro girasole, così, in questo modo. Lasciamo lì che ci servirà per gli altri girasoli. Facciamo lo stesso lavoro sugli altri girasoli. Come vedete, a mano giro il lavoro, perché appunto il petalo lo disegno dall'interno verso l'esterno, quindi compiendo, lo vedete, questo movimento. Sempre con il mio cartoncino vado a realizzare il centro del mio girasole. Andremo ora a realizzare l'idea, appunto saranno estremamente stilizzati, l'idea di qualche foglia, quindi guardate, così. Ecco fatto. Ora possiamo lasciare asciugare. Una volta che lo stucco sarà asciutto, ve ne accorgerete perché lo toccherete e sarà duro, possiamo incominciare a colorare. Sono girasoli, quindi per forza di cose sono arancioni e gialli. Di nuovo vi dico, io sto usando degli acquerelli, ma va benissimo del colore acrilico, va benissimo della tempera, potrete utilizzare ognuno un po' il colore col quale vi trovate meglio o che avete in casa. Quindi qui lo vedete restando all'interno del disegno, quindi coprendo con il colore esclusivamente la parte lavorata con lo stucco. Abbiamo dato prima un giallo intenso, ora con un arancio facciamo un pochino di sfumatura così. E quindi all'interno, ecco, all'interno io vi consiglio di stendere il colore così come vedete lo sto facendo io.
quindi un pochino spugnato, ecco così, intingete il pennello e poi lo appoggiate il colore così. Molto leggermente. Andiamo avanti, coloriamo tutti i nostri girasoli. Quindi giallo più chiaro. Il pennello va mantenuto molto bagnato, in questo modo lo stucco si imberrà di colore e otterremo un effetto molto gradevole. Come vedete, io non so se sia chiaro nel video, e anche per il centro uso i colori mischiandoli un pochino fra di loro, quindi lavorando in questo modo ottengo un colore morbido e non piatto, quindi dentro c'è sia del nero che del marrone, ma un pochino sfumato. Ora puliamo un pochino i pennelli e possiamo dedicarci alle foglie. Ecco, anche qui vedete, cerchiamo di mettere il colore più possibile solo sullo stucco. Possiamo poi con un pochino di giallo anche vedere di creare qualche piccola sfumatura. I puristi, quelli più esperti, vedranno che non sto usando esattamente un colore da acquarello, ma in realtà per lavorare sugli stucchi così si sciuperebbe, perché quando si lavora su delle pitture così materiche è sempre preferibile usare un pennello che non sia pregiato, perché lo buttiamo via in pochissimo tempo. Ora, qui dietro a questi girasoli faremo qualche leggerissima, mi raccomando, leggerissima, molto diluita sfumatura in questo modo,
Mi raccomando, il colore sempre molto diluito, in questo caso ancora di più, in maniera da dare un'idea. Ecco, vedete, dando questa leggera sfumatura diamo un'idea come di un campo e non come se questi girasoli galleggiassero sul nulla. È sempre bene fare in modo di creare un'idea di fondo. Mi raccomando, l'ho già detto, tanta acqua. Vedete che otteniamo questi effetti. Così. Molto graziosi. Bene, così potrebbe andare bene. E lasciamo asciugare. Ecco, ora con l'attrezzo per fare i buchi, creiamo l'avvio. Per appunto poi mettere la vite, quindi in questo modo, e poi ho qui questi ganci aperti che fisseremo qui sotto. L'altro, ho già fatto il segno qui in mezzo. Ecco, vedete, si avvitano molto semplicemente, le viti sono apposta. E qui un terzo. Qui sopra metterò questi occhiali chiusi, ho già fatto il segno, lo vedete, li vado ad avvitare. Ecco qua, il nostro portachiavi è pronto. Come vedete, qui c'è uno spazio libero. Qui è possibile scrivere quello che voi vorrete, quindi ognuno scriverà una frase benaugurante, benvenuti, welcome. Io scriverò home. Quindi sempre con gli acquarelli. Ecco fatto. Ho deciso di allungare queste parti e giocare un pochino anche qui col colore. Ed ecco qui il nostro portachiavi pronto per essere appeso.
Bene, grazie, come sempre, grazie a tutti e mi raccomando, condividete. Ciao!